Ciao a tutti ragazzi e bentornati! Bene, finalmente sono tornata a registrare. Come avevo detto anche su, insomma, nelle stories di Instagram, ho avuto pochissimo tempo per registrare i video in questi giorni, quindi è per questo che non sono riuscita a pubblicare. Questa settimana ho un po' di tempo libero, quindi sicuramente registrerò più di un video e in questo modo, insomma, mi rimetterò in pari perché sono rimasta un po' indietro. Nel video di oggi voglio parlarvi di una cosa che mi è venuta in mente in realtà per caso, ovvero raccontarvi quali sono le 5 caratteristiche che in un libro non possono mancare, secondo me, chiaramente, non secondo l'opinione di tutti, comunque per farvi conoscere anche un po' più approfonditamente i miei gusti e farvi capire quali sono quelle caratteristiche che rendono ai miei occhi un libro quasi perfetto. Ma nel momento in cui mi sono messa a pensare a questa, appunto, a quali fossero queste 5 caratteristiche, mi sono resa conto che per ognuna di esse avevo un libro che era un po' l'eccezione alla regola, cioè un libro che non rispettava quella determinata regola ma che mi è piaciuto molto, e quindi ho deciso anche di inserire questo. Quindi vi dirò quali sono le 5 caratteristiche che amo in un libro, ma anche le 5 eccezioni che appunto rendono queste regole ancora più vere. In questo modo chiaramente voglio sottolineare il fatto che, nonostante tutti noi abbiamo dei gusti che ovviamente sono predominanti, non dobbiamo e non possiamo, anche da una parte, diciamo, focalizzarci solo su quello che rientra appieno nei nostri gusti, perché ci perderemmo qualcosa di bello anche se a volte va un po' al di fuori di quello che tendenzialmente ci piace. Ecco, spero di essermi spiegata. Comunque cominciamo subito. La prima caratteristica di cui vi parlo è la copertina. Allora, è vero che le copertine variano negli anni anche in base alle mode, e anche i miei gusti sono cambiati negli anni e cambieranno in futuro, quindi in questo caso non c'è una tipologia di copertine che adoro incondizionatamente, ecco, perché ovviamente i miei gusti sono cambiati nel tempo. In questo periodo, per esempio, sto adorando le copertine, quelle di carta un po', non so, carta quasi crespa, non lucide, quasi monocolore, insomma un po' particolari, ma in realtà quello che mi guida nella scelta di un libro è l'evitare un certo tipo di copertine che non mi attraggono assolutamente, e sono quelle che sono state prese in questo periodo, negli ultimi mesi, anzi anche negli ultimi anni, sono state prese, insomma, un po' da modello sia dalla Garzanti che dalla Newton Compton, e sono quelle copertine con le facce delle ragazze enormi della copertina, appunto. Però non si tratta di attrici, nel senso che non è l'immagine del film da cui che è nato da quel determinato libro, no, assolutamente, sono proprio modelle che vengono fotografate per, appunto, la copertina di quel libro. E a me di solito non piace, non mi piace vedere queste facce giganti di ragazzine che magari non c'entrano nemmeno niente con la trama o con quello che viene raccontato. Però, come ho detto, c'è un'eccezione. In realtà in questo caso il libro non l'ho letto, ma è un libro che so che mi piacerà. E sto parlando di Clara Sanchez, Entra nella mia vita. Questo libro me l'ha regalato il maritino, non mi ricordo in che occasione, comunque un po' di mesi fa, e ancora non l'ho letto, ma ho letto tante opinioni su Clara Sanchez, sui suoi libri, su come scrive, e sono sicura che questo mi piacerà, indipendentemente dalla copertina. In questo caso, ecco, mi è venuto incontro il fatto che qualcuno mi abbia regalato questo libro, perché altrimenti non l'avrei preso, perché la copertina non mi piace per niente. E niente, però, appunto, questo è per farvi capire che non si giudica un libro dalla copertina, per l'appunto. La seconda caratteristica che ricerco in un libro è una scrittura, chiaramente, che mi piace e mi coinvolga. Secondo il mio gusto, quindi, ci deve essere la giusta proporzione di descrizioni e di dialoghi. Ma sia le descrizioni che i dialoghi devono avere delle caratteristiche particolari, ovvero le descrizioni devono essere, secondo il mio gusto, dettagliate. Mi piacciono, preferisco, anzi, i libri in cui le descrizioni sono
appunto belle precise, dove mi viene data un'idea non soltanto generica dell'ambiente dove mi trovo o della persona che ho di fronte, ma anche più particolareggiata. Quindi mi piace che vengano descritti i movimenti, che vengano descritti i lineamenti del viso, che venga descritto dei particolari un po' nascosti del luogo dove ci si trova e così via. Quindi insomma, le descrizioni, a mio parere, anche se non deve essere un libro totalmente descrittivo, perché poi chiaramente la narrazione rallenta, però devono avere la loro importanza e devono essere precise, ecco. Dall'altra parte, i dialoghi che si alternano alle descrizioni devono essere veritieri. Io non sopporto i libri in cui i dialoghi sono fatti in una maniera tale da essere totalmente fuori dalla realtà soltanto perché si vuol far sapere qualcosa al lettore. Nel particolare, se abbiamo due personaggi che sono amici, ecco, che dicono delle cose che non si direbbero nella realtà perché entrambi già le conoscono, ma vengono comunque dette perché il lettore deve sapere qualcosa. Ecco, per questo compito c'è il narratore, è lui che dovrà dare le informazioni al lettore e i personaggi dovranno comportarsi nel modo più naturale, più simile alla realtà possibile. E quindi non mi piacciono i libri appunto in cui accade questo. In questo caso ho deciso di nominarvi due eccezioni perché avevo piacere di farvi vedere entrambi i libri. La prima eccezione è questa, Il colore della gioia, di Diana Rossi, credo si pronunci, comunque ve ne avevo già parlato in un video, se lo ritrovo ve lo lascio nella i. Fatto sta che questo libro mi è piaciuto moltissimo nonostante sia appunto una storia molto tranquilla, ecco, nel senso che la storia raccontata non è particolarmente particolareggiata, per l'appunto, la narrazione è molto scorrevole, molto semplice, è una scrittura potrei dire da ombrellone, ecco, di quelle che non richiedono una grande concentrazione, un grande impegno e soprattutto poi, come vedete, è anche scritto enorme questo libro, quindi si legge rapidissimamente, ma la storia raccontata è talmente bella che si sorvola sopra questo piccolo difetto che può essere una scrittura un po', quasi mi verrebbe da dire acerba, ma forse non è nemmeno la parola giusta, è semplicemente una scrittura più semplice. La seconda eccezione, in questo caso la storia è ancora più semplice, ancora più da romanzo rosa, ecco, ed è La libreria dei nuovi inizi. Anche di questo libro vi avevo già parlato, ed è la storia di una, appunto, una donna che si ritrova per un motivo o per un altro a gestire per un periodo di tempo una libreria, che sembra avere però delle capacità particolari o comunque avere, serbare dei segreti particolari. Anche questo libro, noi l'abbiamo letto al Club del Libro e alcuni l'avevano sottolineata questa cosa che fosse quasi un romanzetto, ecco, però in realtà questo libro mi ha parlato, ci sono stati, e tutti voi lo saprete, dei libri che indipendentemente da come sono scritti sembrano proprio parlare a noi, e quindi questo è stato il caso, ecco, nonostante in questo caso i dialoghi addirittura fossero anche veramente si avvicinassero a ciò che non mi piace, io l'ho letto veramente volentieri perché la storia mi ha comunque presa, non importa, cioè diciamo che la storia era talmente carina che anche in questo caso è passata avanti anche ai difetti di scrittura. Terza caratteristica che devono avere i libri che io leggo è avere dei personaggi veritieri, nel senso, io voglio leggere libri dove i personaggi hanno dei pregi e hanno dei difetti, dove c'è un personaggio buono ma che ha dei momenti di cattiveria, come c'è il personaggio cattivo che ha dei momenti di bontà, ecco, per capirsi, perché non esistono persone totalmente bianche o totalmente nere, ovviamente. Ci sono stati tanti libri che ho letto in questa maniera, uno di questi che in generale mi è piaciuto, ma questa caratteristica proprio me l'ha fatto odiare, è stato Il Cavaliere d'Inverno, mi sembra si chiamasse, sì, comunque dove appunto la protagonista era veramente perfetta e non va bene. Cioè, non va bene perché non esistono persone così, cioè, soprattutto nei momenti di difficoltà, tutti noi tiriamo fuori un lato un po' animalesco che in lei non esisteva, ecco. Però anche in questo caso ho un'eccezione. E, ah no, non ce l'ho che con me, purtroppo, perché credo l'abbia la mia mamma. Comunque il libro è Io prima di te. In questo caso il protagonista era, ai miei occhi, troppo perfetto. Quindi il protagonista, il ragazzo tetraplegico, perché lui era bello, ricco,
Esperto di tutto, di vini, di film d'autore, simpatico, esperto di equitazione, quindi molto intelligente, bravissimo nel suo lavoro, ecco. Caspita, troppo, non esiste un ragazzo del genere, molto, cioè un difetto ci deve essere, non può essere così perfetto, un ragazzo che sa fare tutto, conosce tutto e così acculturato, ma allo stesso tempo così bello, così alla moda, così, cioè no, mi stonava tantissimo. Ma alla fine il libro mi è piaciuto talmente tanto che chi se ne frega se il personaggio era straperfetto, perché avevamo una coprotagonista meravigliosa e abbiamo avuto anche una storia talmente bella, talmente commovente, con un argomento trattato in una maniera talmente delicata e soprattutto molto intelligente, secondo me, che alla fine è scomparso il fatto che ci fosse questo piccolo difetto. Quarta caratteristica dei libri che amo è ovviamente il prezzo, cioè io devo dare un occhio al prezzo, perché soprattutto adesso che non ho più la libreria e ovviamente non posso spendere i miliardi per comprare i libri, quindi molto spesso faccio caso al prezzo di copertina ed evito quasi sempre le ultimissime uscite, perché molto spesso secondo me il prezzo non è proporzionale all'offerta che ci viene proposta, perché ho pagato volentieri 35 euro per il libro S, la nave di Teseo, vi lascio il video qui se lo volete vedere, perché quello meritava 35 euro con tutto quello che c'era inserito dentro, su come era articolata la storia e soprattutto anche su come era stampato lo stesso libro, però ecco, non li spenderei magari per un ultimo romanzo di Glenn Cooper, per dire, o di, non so, di Wilbur Smith, ecco. Invece appunto le case editrici italiane sembra che ogni anno aumentino di 1 o 2 euro i grandi best seller che escono in copertina rigida, che comunque devono essere dei mallopponi così, quindi anche se c'è scritto poco non importa, aumentiamo la larghezza dei bordi o la grandezza della scrittura, e comunque il cliente è costretto a pagare molto spesso più di 20 euro. Quindi io pago volentieri quando ho un prodotto di qualità, anzi io sono una di quelle che non è assolutamente per comprare, per andare al risparmio, ecco, se io ho voglia di qualcosa di qualità sono disposta anche a pagare, però chiaramente domanda e offerta si devono incontrare, ecco. In questo caso quindi io cerco di evitare di spendere troppo in questi ultimi, le ultime uscite. Fortunatamente non ho tanti autori dei quali aspetto con ansia l'ultimo libro, e quindi di solito quando vado in libreria mi oriento anche in base al prezzo. In questo caso chi mi conosce, chi mi segue anche su Instagram lo saprà, c'è una grande eccezione, e l'eccezione è l'ultimo libro di Ken Follett, La colonna di fuoco. Questo volume è il terzo dopo 20 o 25 anni, non ricordo, dall'uscita del primo volume della trilogia di Kingsbridge, quindi Pilastri della Terra, Mondo senza fine e finalmente La colonna di fuoco. Ken Follett è stato l'autore che mi ha fatto innamorare del genere storico, che mi ha fatto adorare il periodo del Medioevo, è grazie a lui che riesco anche ad apprezzare, so che non sembra però in realtà queste due cose sono collegate, ad apprezzare ancora di più per esempio Trono di Spade, l'ambientazione storica del Trono di Spade e così via, insomma, e lo adoro. E vi dirò che oltretutto anche il primo volume, che è Pilastri della Terra, io l'ho letto e comprato molto dopo aver letto Mondo senza fine, quindi lo trovavo soltanto in copertina morbida, ecco, io mi sono adoperata su internet per trovarlo in copertina rigida, pagarlo un po' di più non importa, per avere tre volumi in copertina rigida, quindi questo due giorni dopo l'uscita me lo sono comprato, viene, se non erro, 27 euro. Sì, costa 27 euro, ogni anno, ogni nuova uscita di Ken Follett costa 2-3 euro in più, e lo volevo comprare su Amazon perché c'è il 15% di sconto, poi è andato a finire che, insomma, alla fine l'ho preso in libreria per un motivo o per un altro. Fatto sta che non mi pento, perché in questo caso c'è anche un valore affettivo molto forte, nel senso che io adoro questo autore, lo seguo su Instagram, su Facebook, praticamente lo sto stalkerando, e quindi niente, l'ho pagato volentieri. Infine, l'ultima caratteristica di un libro che mi piace, non ha un'eccezione da presentarvi, perché io non leggo libri autopubblicati. Allora, in questo caso diciamo che già una volta l'avevo detto, e nei commenti mi è stato detto più volte, quasi tipo ti comporti quasi da snob, nel senso che ci sono tantissimi libri autopubblicati molto belli.
Allora, su tantissimi avrei qualcosa da ridire perché un 1% di quelli autopubblicati possono definirsi molto belli. Poi io non credo nell'autopubblicazione perché non esistono, molti scrittori pensano che esistano soltanto le case editrici tipo Mondadori, Newton Compton, Einaudi, non so, Garzanti e così via. No, esistono centinaia di piccole case editrici che comunque pubblicano a livello nazionale e che sarebbero interessate a leggere il vostro libro. Quindi prima di arrendervi, di dire tanto le grandi case editrici non mi hanno risposto perché non rispondono obiettivamente, quindi me lo autopubblico, pensateci bene. Perché? Perché dietro a quello che coloro che lavorano, cioè diciamo dietro a un libro pubblicato con una casa editrice ci sono persone che hanno studiato per fare quel mestiere e quindi secondo me il loro intervento in un libro è realmente importante, ok? Non basta pensare di aver scritto qualcosa di carino che i nostri compagni, i nostri amici pensino ah sì, questo libro mi è piaciuto, pubblicalo, ecco, autopubblicatelo. No, non è così semplice. Quindi mi è capitato, ho letto soltanto un paio di cose autopubblicate, poi le ho sempre evitate perché non credo nell'autopubblicazione in generale e in più i libri che ho letto non mi sono piaciuti. Cioè uno, per dire, una ragazza mi aveva inviato un libro che era anche carina la storia, ma aveva sbagliato tutti i passati remoto, cioè tutti. Nel senso, io partì, ok? Diventava io partì con l'accento, ragazzi. Questo era grave secondo me. Quindi ecco, diciamo che preferisco leggere qualcosa che non sia autopubblicato, anche perché non metto in dubbio che esistano delle eccezioni, come anche in questo caso eccezione alla regola, ecco. Quindi esistono le eccezioni, sicuramente c'è quel libro che è stato snobbato dalle case editrici e che invece si rivelerà una bomba, però non ho il tempo di cercare queste piccole perle. Non mi piace leggere, per sprecare tempo a leggere un libro che poi non mi piace dover dare dei commenti, dei giudizi insomma negativi a delle persone che sono affidate a me soltanto perché vogliono un po' di pubblicità, insomma. No, preferisco leggere qualcosa che sia stato già vagliato da qualcuno che lo fa di mestiere. Niente, bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le 5 caratteristiche che secondo voi non possono mancare in un libro. Io vi ringrazio come sempre per gli iscritti, per i commenti, sempre bellissimi, e soprattutto per quello che mi scrivete su Instagram quando condivido con voi la mia vita quotidiana. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!